Vai. Perfetto, allora buonasera a tutti, sono Vincenzo Barbieri. Allora, io sono il CMO di Planetic Italia e diciamo, faccio una breve introduzione di quella che è il programma di questa giornata, di queste 2 ore di seminario. Ringrazio prima di tutto poi Davide Nitti e Giacinto Don Vito, scusatemi, di NFN, che poi saranno i relatori, quelli che praticamente ci andranno un po' a dare informazioni di dettaglio che servono per poter attivare questo challenge. Prima di tutto volevo dare qualche informazione su perché tra l'altro stiamo facendo questo challenge e per quale motivo diciamo, siamo oggi qui. Diciamo, noi siamo partiti qualche tempo fa sull'utilizzo delle GPU già come Planetech e ci siamo resi conto che c'è una grossa potenzialità nell'utilizzo di queste GPU per lo sviluppo di processing, diciamo, per accelerare il processing di immagini. Ci siamo anche resi conto che è molto complesso fare effettivamente un porting di software su GPU per ottenere delle prestazioni molto alte e a questo punto volevamo anche misurarci per vedere poi sul territorio, in questo caso della Regione Puglia, quanti erano i soggetti che erano interessati poi a questo tema, per poter poi cercare di costruire una massa critica sul territorio. Abbiamo avuto anche modo di poterci incontrare, più di 40 persone sono venute a un meeting che abbiamo organizzato circa un mese fa, all'interno di un progetto che finanziato anche dalla Regione Puglia, e abbiamo visto che c'era un grosso interesse e durante quel meeting c'è stato uno dei partecipanti che ci ha sfidato a lanciare una sfida, un challenge. E quindi a questo punto abbiamo preso l'occasione al balzo e abbiamo organizzato questo challenge con l'idea di poter prima di tutto far sì che chi è interessato a operare su questo tema, e in particolare quelli poi che operano sulla Regione Puglia, abbiano la possibilità di potersi anche incontrare, scambiarsi informazioni, eventualmente costruire anche dei team condivisi, perché poi uno degli obiettivi è quello proprio di creare un coordinamento, comunque delle relazioni, un network di relazioni sul territorio. Per fare questo, e quindi per poter organizzare questo challenge, quindi che ha questo obiettivo, quello di comunque dimostrare che c'è una capacità sul territorio e quindi poi tutti insieme poter anche sviluppare ulteriori attività, non ci dimentichiamo che Planet è una società, quindi facciamo business, quindi questo deve essere per noi un modo per poter costruire una rete di relazioni che ci rende più competitivi per poter affrontare poi questa sfida globale. Quindi abbiamo deciso di portare avanti questa iniziativa e per farlo però, come al solito queste cose da soli non si riescono a fare per bene, abbiamo chiesto la collaborazione di una serie di partner, in particolare INFN si è resa disponibile a ospitare con la sua piattaforma il challenge, in questi giorni sta per diciamo, mettere in esercizio un nuovo grosso CED e adesso il collega ci presenterà proprio diciamo, questa facility, quindi tutte le capacità di questa facility e che ha anche una buona capacità in termini di GPU. E quindi utilizzando questa piattaforma che è stata classificata come piattaforma di riferimento, noi daremo la possibilità anche po di poter diciamo, valutare gli sviluppi che i team che partecipano possono testare di volta in volta. Abbiamo poi con il contributo dei nostri partner GAP, che sono esperti diciamo, nel processing di dati da satellite, in particolare poi del software DORIS, che è un software open source, abbiamo deciso di utilizzare questa piattaforma come base di riferimento per poter dare a tutti quanti i partecipanti un tool noto, consolidato, perché chiaramente che dà delle prestazioni ben note e quindi abbiamo deciso anche qual è il dataset di riferimento da utilizzare, in maniera tale che poi i team che si cimentano con questa sfida abbiano tutti quanti dalla loro parte una piattaforma di riferimento dal punto di vista tecnologico, un software che tutti quanti, lo stesso software per tutti, e poi sarà diciamo, nelle scelte del team decidere qual è la parte del software da, diciamo, da modificare, da portare verso GPU, e la stessa base di riferimento, gli stessi dati. In maniera tale che poi poter misurare i risultati delle performance in maniera oggettiva. Quindi praticamente alla fine andremo a misurare di quanto migliorano le prestazioni di calcolo rispetto a quello che è DORIS che funziona su una piattaforma standard. Tutto questo per fare cosa? Per poter poi diciamo, collegare
costruire anche un livello di consapevolezza su quello che si può fare su questi software, per poter poi eventualmente poi dare una prosecuzione al challenge con altre attività che possono costruire più maggiore valore per tutti, evidentemente. Però adesso la cosa interessante è che abbiamo questo challenge, è sfidante sia perché non è banale quello che va fatto, e sia perché i tempi che sono a disposizione sono stretti, ma se è una sfida è una sfida, quindi evidentemente abbiamo deciso di farla fino in fondo. Quindi un'altra cosa interessante è che, come avete visto, verranno premiati, cioè ci sarà un premio overall, diciamo, da questo punto di vista, e poi ci sarà anche un premio dedicato anche proprio ai team che vengono dalla Regione Puglia, quindi quello che si piacerà meglio che viene dalla Regione Puglia. Evidentemente, se quello della Regione Puglia è il team migliore in assoluto, porta a casa il malloppo completo. Questo lo dico anche perché è stata una delle cose che ci hanno chiesto, quindi probabilmente lo metteremo anche nelle FAQ. Stiamo preparando delle FAQ con tutte le domande che fino ad oggi ci sono già arrivate, e quindi poi avrete a disposizione queste informazioni. Un altro elemento interessante: se serve, noi vi possiamo dare una mano anche a costruire network per costruire i team multidisciplinari. Quindi, diciamo, per chi è interessato, infatti anche in coda a questo seminario, ci sarà la possibilità di potersi poi incrociare quelli che hanno partecipato, scambiarsi, verificare se c'è la possibilità di fare team condivisi. Io credo di aver già rubato parecchio tempo. Sì, abbiamo scelto di fare ovviamente anche questa conferenza, questo seminario online, e quindi ci sono già anche diverse persone, ma tra l'altro siete in grado di poter vedere i partecipanti, quindi anche i partecipanti poi sono invitati eventualmente ad interagire con i relatori e quindi, diciamo, aprire un canale diretto. Facciamo una cosa che sia anche informale, cioè non la facciamo troppo complicata, per cui se avete anche delle domande eventualmente fatele subito, in maniera tale da poter poi smarcarle subito. E tra l'altro gli elementi che verranno fuori durante questo seminario verranno poi presi in considerazione per popolare ulteriormente la FAQ e rendere poi disponibile queste informazioni a tutti. A questo punto io direi, lascio la parola prima di tutto a Giacinto, che ci presenta un po' la piattaforma di riferimento. Cioè, come vi ho detto, quindi noi utilizzeremo questa infrastruttura che ci mette a disposizione INFN, è un'infrastruttura fatta tra INFN e credo il Dipartimento di Fisica insieme, credo che sia nel complesso, giusto per dare a tutti quanti il giusto merito. E quindi l'idea è questa: gli sviluppi, diciamo, ognuno se li fa in casa. Dopodiché, per testare quello che ha sviluppato, noi mettiamo a disposizione questa piattaforma. Chiaramente poi Giacinto o comunque qualcuno da lui indicato sarà la persona che vi aiuterà per poter poi utilizzare la piattaforma. Adesso ci dirà un po' anche quali saranno le policy, insomma, quali saranno le modalità con cui poter accedere a questa piattaforma per testare e potersi anche confrontare rispetto a un tool che poi stiamo mettendo a disposizione per poter misurare le prestazioni. In questa maniera chiunque ha la possibilità di poter sviluppare un qualcosa, poi testarla sulla piattaforma di riferimento che sarà la stessa che verrà utilizzata dalla commissione di valutazione, in maniera tale da poter avere poi dei dati oggettivi e quindi potersi confrontare anche rispetto agli obiettivi che si è dato di ottimizzazione. Quindi passo la parola a Giacinto e ti invito a salirti qui perché altrimenti non ti vedo. Okay. Allora. Buon pomeriggio a tutti, io cerco intanto di recuperare diciamo le slide e nel frattempo vi anticipo un po' di concetti. Dai, grazie. Allora, quello che in effetti... Ok. Allora, quello che cercherò di raccontarvi durante questa breve presentazione, alcuni di voi l'hanno già vista, quelli presenti all'incontro che veniva citato in precedenza, l'hanno già più o meno vista in alcuni dettagli, e cercherò quindi di darvi alcune informazioni per allineare tutti su quello che è la piattaforma messa a disposizione all'interno del progetto RECAS e anche di un polo successivo di cui vi parlerò, con l'obiettivo appunto di definire l'architettura di base. Chiaramente l'ultima parte della presentazione sarà una demo di uso dell'infrastruttura,
sarà giusto un esempio di quello che poi si potrà fare per consentirvi di comprendere meglio quello che poi Davide vi farà vedere nel dettaglio, quindi diciamo è propedeutica se volete. Quello che useremo per il challenge ovviamente sarà anche dinamicamente organizzato in base a quella che sarà la risposta e la richiesta che verrà fuori durante le iscrizioni al challenge, in maniera tale da essere, diciamo, pronti a rispondere alle esigenze che si verranno a presentare. Allora, intanto, l'agenda che speravo di coprire era sostanzialmente passare attraverso le risorse che possiamo mettere a disposizione subito, le risorse che avremo in produzione, diciamo, a brevissimo, diciamo nel prossimo futuro, quali sono le funzionalità e le possibilità che abbiamo sull'infrastruttura, come lo possiamo usare, poi il link e le informazioni su come contattarci e come diciamo, mettersi in contatto con gli amministratori e chi poi vi aiuterà a gestire la vostra interazione con le risorse. Allora, intanto perché l'INFN si occupa di queste cose, come diciamo, è stato accennato brevemente prima, piccolo diciamo, excursus sulla storia del progetto, il progetto RECAS è un PON di potenziamento infrastrutturale che ora è orientato a produrre un data center distribuito nelle quattro regioni di convergenza che fosse in grado di rispondere alle esigenze moderne delle nuove diciamo, scienze. Sostanzialmente, nel caso di Bari, l'investimento è stato distribuito sia sull'Università di Bari che sulla sezione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Questo ha fatto sì da dare la possibilità a questi due enti di collaborare alla realizzazione di un unico data center che fosse quindi, diciamo, che contenesse quindi le risorse di entrambi e fosse gestito in maniera coordinata. Questo proprio per cominciare da subito a creare una rete sul territorio e non essere un singolo punto di contatto. Il progetto si sta avviando alla sua fase conclusiva, è prevista diciamo, la consegna di tutto il progetto per fine maggio di quest'anno. Il data center che poi vi andrò a descrivere è ormai nella fase diciamo, finale di check di tutte le infrastrutture di base e messa in produzione delle infrastrutture IT, quindi è veramente agli sgoccioli e stiamo per vedere finalmente il frutto di più di 3 anni e mezzo di lavoro. Allora, perché l'INFN si occupa di calcolo? Sostanzialmente il gruppo di Bari, ma diciamo l'INFN nel suo complesso, ha una grande esperienza nella gestione dell'analisi dati, soprattutto perché ha ovviamente gli esperimenti a cui è interessata, quelli magari di cui tutti avete sentito parlare anche ai telegiornali, gli esperimenti al CERN per la ricerca del bosone di Higgs, hanno richieste di calcolo che sono effettivamente diciamo, molto molto importanti e sono di solito un riferimento per quanto riguarda le dimensioni dei problemi, quindi diciamo, siamo abituati a trattare una mole di dati molto molto importante nell'ordine dei diversi petabyte per anno e per singolo esperimento ovviamente e quindi tutta l'infrastruttura di calcolo che deve gestire questa mole di dati deve essere dimensionata opportunamente. Questo fa sì che la nostra esperienza nella gestione delle infrastrutture distribuite diciamo, vanta diversi decenni ormai alle spalle. Detto questo, chiaramente le nuove tecnologie ci consentono di ottenere nuovi strumenti a disposizione e quindi siamo passati da tecnologie di calcolo a grid, a tecnologie cloud, uso di diciamo, sistemi HPC, GPU e così via. Quello che diciamo, ci contraddistingue è l'obiettivo per ricercare soluzioni che siano disponibili anche a livello di infrastruttura distribuita geograficamente. Quindi, tutte le reti di calcolo che solitamente tendiamo a realizzare hanno come focus specifico la possibilità di essere usate in maniera distribuita in linea di principio in qualsiasi parte del mondo. Ed è per questo che siamo stati coinvolti in vari progetti, sia a livello europeo che a livello italiano, per costruire questo genere di infrastrutture. Il gruppo di Bari, nello specifico, ha un'esperienza che effettivamente è diventata ormai decennale, essendo dal 2005 in corsa per questo tipo di attività.
Cosa abbiamo attualmente in produzione ed è possibile usare da oggi? Ed è quindi l'infrastruttura che metteremo a disposizione anche per questo challenge. Abbiamo una farm di calcolo batch, poi vedremo nel dettaglio per chi non dovesse avere già esperienza di questo tipo di facilities, che conta ormai circa 4.000 CPU core distribuiti su circa 150 nodi fisici di calcolo. Per quanto riguarda la parte di accesso allo storage, tutto è basato su un sistema di storage distribuito e parallelo, che consente di avere accessi, diciamo, molto performanti in maniera, diciamo, completamente parallela su tutti i nodi di calcolo, e al momento conta circa 1,6 petabyte di spazio disco. Tutte le macchine sono quelle, ovviamente questo per la parte dei dati, per la parte delle home degli utenti invece ovviamente c'è un sistema, diciamo, più piccolo e più critico che consente di avere replica online dei dati in maniera tale da prevenire qualsiasi tipo di failure avendo una, diciamo, ridondanza completa. Per quanto riguarda invece la rete, tutte le macchine sono attualmente collegate a 1 gigabit in maniera, diciamo, flat per garantire, diciamo, un'ottima performance di accesso ai dati e di collegamento fra i nodi stessi. Per quanto riguarda, diciamo, il focus specifico di questo seminario, nell'ambito GPU abbiamo varie generazioni di oggetti perché stiamo sperimentando in questo campo da un po' di tempo e quindi abbiamo, diciamo, le vecchie C2070, diciamo, le K20 che sono già in produzione ormai da un po', e le ultime K40 che sono state, diciamo, acquisite nel progetto Recas e che sono pronte e disponibili per essere utilizzate esattamente in questo challenge di cui ci stiamo occupando oggi pomeriggio. A fianco dell'infrastruttura pensata diciamo, per il calcolo massivo, abbiamo anche un'infrastruttura dedicata a servizi di tipo un po' diverso, che ovviamente non sono il core specifico di questo challenge, ma che è importante menzionare parlando del progetto nel suo complesso. Quindi l'infrastruttura basata su diciamo, architetture di tipo cloud. Conta anch'essa un cluster di dimensioni abbastanza interessanti, circa 600 CPU core fisici distribuiti su 30 nodi, e l'ordine di 110 terabyte di spazio disco in replica 3 per consentire, cioè per consentire alle macchine virtuali di stanziare i dischi necessari per le operazioni, nonché storage a oggetti tipo S3, come diciamo, nel caso di Amazon. In questo caso la rete ovviamente è molto sovradimensionata, nell'ordine dei 10 gigabit wire speed per ogni macchina, in maniera tale da consentire, diciamo, prestazioni non bloccanti, e tutta l'infrastruttura è ovviamente basata su OpenStack, che è diventato circa uno standard a livello di IaaS per quanto riguarda le soluzioni non proprietarie. Noi in tutti i casi tendiamo a privilegiare ovviamente software open source tutte le volte che questo è possibile, e questo è uno dei casi. Cosa andremo a realizzare ormai, diciamo, ad accendere nei prossimi 15-20 giorni? È quello che cerco di descrivere velocemente in questa slide con uno sketch, e poi nelle slide successive darò un po' di dettagli. Sostanzialmente stiamo parlando di un aumento di un fattore 3 delle risorse di calcolo che abbiamo attualmente in produzione, passando da 4 a 12.000 CPU core, circa 280 nodi grazie all'aumento della densità dei core per nodo. A regime ci sarà circa 6 petabyte di spazio disco condiviso e ad alte performance fra tutte le cluster, quindi stimiamo una banda di accesso, diciamo, possibile nell'ordine dei 30-50 gigabyte a secondo di accesso ai dati. Il file system home ovviamente sarà disponibile sempre in replica in maniera tale da consentire di sopravvivere a eventuali failure di qualsiasi tipo. E la rete ovviamente anch'essa ha subito uno step importante in avanti, consentendo di arrivare fino a 10 gigabit al secondo fra tutti i nodi in maniera assolutamente piatta, senza nessun blocco o collo di bottiglia. Un caso completamente a parte è da fare per quanto riguarda il cluster HPC, che poi sarà quello che effettivamente metterà a disposizione l'infrastruttura di riferimento di cui si parlava prima nell'introduzione. È basato su un cluster di 20 nodi HPC collegati con una rete a bassa latenza InfiniBand, per un totale di circa 800 CPU core. Ogni nodo ha ovviamente un NVIDIA K40 a 6 GB di RAM, e quindi ovviamente sarà possibile provare a scalare fino a un totale di circa una cinquantina di teraflop.
Per quanto riguarda diciamo, come fare a mantenere diciamo, in produzione un oggetto del genere, ci sono un po' di dettagli sull'infrastruttura che abbiamo realizzato ormai diciamo, in questi ultimi 3 anni circa. Il sistema sarà installato in un nuovo edificio completamente costruito da zero, sono circa diciamo, 430 metri quadri distribuiti su 2 piani, dove il piano terra è ovviamente delegato per il data center e il primo piano per diciamo, la parte più di control room. A regime avremo fino a 4 isole, quindi è prevista già un'espansione fino a 4 isole da 20 rack ciascuna, per un totale di circa 1 MW di data center. Quindi tutte le infrastrutture sono dimensionate per poter scalare a 1 MW di potenza IT, quindi 1 MW di infrastrutture informatiche accese. Così quindi il climatizzatore, la parte di climatizzazione può arrivare fino a diciamo, ridondanza N più 2 e fornire comunque 1 MW di raffreddamento. La soluzione scelta è quella diciamo, basata su tecnologia classica con sottopavimento e isolamento del corridoio freddo, in maniera tale da dare un PUE molto efficiente con una soluzione molto semplice da un punto di vista infrastrutturale. Si stima che l'efficienza energetica di questo oggetto sarà diciamo, molto elevata in termini gergo tecnico, 1,2 circa, quindi circa il 20% di inefficienza, che è un valore molto, molto buono. Per quanto riguarda diciamo, tutte le infrastrutture di base, sono orientate a fornire la massima solidità e resistenza ai guasti, quindi sia il sistema di condizionamento che il sistema di, diciamo, di generazione di energia, quindi l'UPS, è organizzato sull'idea di avere almeno un fattore di ridondanza N più 2, quindi anche con la rottura di due elementi indipendenti del sistema, il sistema continua a funzionare a pieno regime. Nel caso dell'UPS, addirittura siamo andati per una doppia configurazione in cui ci sono due UPS completamente indipendenti e ridondati. Oltre ovviamente al generatore, diciamo, all'UPS, abbiamo anche un generatore ausiliario in caso di mancanza di energia da parte dell'Enel. Questo ci consentirà di ottenere fino a 24 ore di autonomia assoluta, indipendentemente dalla presenza o meno di rete. Per quanto riguarda ovviamente tutta la distribuzione di energia, è stata correttamente dimensionata per rispettare i disegni di progetto e ovviamente di spegnimento incendi opportunamente dimensionato. Qua avete alcuni dettagli circa le infrastrutture di più basso livello, rack, presiere e cablaggio. Una cosa a cui teniamo particolarmente è l'aver garantito un accesso molto veloce a tutti i dipartimenti del campus, in maniera tale che chiunque, almeno all'interno del campus, possa utilizzare questo data center in maniera più veloce possibile. Grazie a questa nuova infrastruttura di rete messa in produzione, è possibile accedere a multipli di 1 gigabit da un qualsiasi posto del campus fino al data center Rackers. Per quanto riguarda le infrastrutture IT, quindi a regime aggiungeremo le risorse di cui stavo parlando prima, quindi circa cioè più di 8.000 core, più di 4.000 terabyte di spazio disco. Un sistema di tape library che consentirà di avere da subito più di 2,5 petabyte di spazio di backup, nel caso HPC di cui vi stavo raccontando prima, e le home degli utenti con un file system ad alta affidabilità. Una cosa interessante è appunto la distribuzione della rete. Siamo andati per una soluzione diciamo, molto performante con la matrice piatta, in cui qualsiasi macchina parla con qualsiasi altra macchina del cluster in maniera non bloccante ad almeno 10 gigabit. Nel caso invece delle macchine HPC, questa velocità sarà aumentata fino a 40 gigabit fra ogni nodo e ogni altro nodo del cluster. Questo dovrebbe consentire di diciamo, riuscire a fare calcolo parallelo diverse dimensioni di cluster in maniera molto efficace e senza perdita di performance, almeno, diciamo, al meglio possibile. Ovviamente completamente separata c'è una rete di management che ci consente di intervenire in caso di problemi e per proteggere il tutto ovviamente un firewall evoluto a livello applicativo fino a 20 gigabit di banda passante con intrusion detection completa fino allo stack 7, a livello 7 dello stack ISO OSI.
Questo ovviamente è molto interessante, ma usato, diciamo, senza concreto utilizzo da parte delle, diciamo, delle comunità, dei progetti e delle infrastrutture che poi fanno diciamo, effettivo uso di queste risorse, diventa, diciamo, relativamente interessante. E invece questo data center è già utilizzato anche, diciamo, nella sua configurazione attuale da tutta una serie di progetti e di esperimenti che trascendono ormai il campo specifico della fisica, per cui, diciamo, noi abbiamo cominciato a fare queste attività. Infatti alla vostra destra nella slide notate da subito all'estrema destra tutti esperimenti di fisica, ma poi man mano ci sono molti progetti di bioinformatica citati e poi anche cose molto diverse da quelle della classica analisi di dati scientifici, quindi non solo diciamo, progetti che tendono a sviluppare servizi per le smart cities quali Pond Prisma, che diciamo, citerò subito dopo, ma anche diciamo, progetti sempre nazionali o regionali che hanno a che fare con altre applicazioni come per esempio la biomedicina, piuttosto che il controllo del territorio, la smart health e smart aging, che sono progetti che si occupano appunto della cura della salute del cittadino e così via. Ovviamente un occhio di riguardo all'area della ricerca, fornendo risorse per attività di ricerca non solo alle comunità di Istituto Nazionale di Fisica e Univa che sono coinvolte nel progetto, ma anche CNR e tutte le altre istituzioni che collaborano ormai attivamente da tanto tempo. Un esempio molto importante è appunto lo spin-off GAP, che da diversi anni ormai utilizza questa infrastruttura e, diciamo, è stata una delle prime esperienze di appunto collaborazione anche, diciamo, con il privato, poi è andata avanti anche, diciamo, in altri livelli, però, diciamo, anche questo tipo di approccio è molto, molto perseguito. Come, diciamo, quali sono le funzionalità supportate da questo data center e come potranno utilizzarlo gli utenti? Sostanzialmente noi nasciamo come data center utilizzato a livello geografico, quindi sono già pronti e attivi tutta una serie di servizi che consentono all'utente di accedere allo storage. Adesso andrò nel dettaglio, questa slide è solo introduttiva e rappresentativa da un punto di vista grafico, quindi sono tutta una serie di servizi che consentono di accedere allo storage in maniera remota o alle risorse di calcolo. Quindi di fatto l'utente può allocarsi su una macchina che noi chiamiamo front-end ed eseguire tutte le operazioni, diciamo, di cui ha bisogno, in maniera non completamente diversa come farebbe sul suo laptop. Quindi adesso vi farò vedere la possibilità di utilizzare direttamente le risorse di calcolo in maniera quanto più semplice possibile. In particolare, che cos'è che offriamo come funzionalità? Chiaramente il computing di tipo batch, quello classico, in cui si richiedono al sistema una lunga lista di job da eseguire, quindi di programmi da eseguire con dei parametri configurati, e poi il sistema automaticamente trova le risorse per espletare queste richieste, in maniera da utilizzare al meglio l'infrastruttura e ottimizzare anche l'accesso dei vari utenti. È anche possibile, ovviamente, come vi dicevo, fare uso interattivo delle risorse. E poi chiaramente per tutti gli applicativi dove questo è necessario, l'uso di tecnologie quali MPI, OpenMP o calcolo su GPU con CUDA chiaramente sono perfettamente nelle nostre, diciamo, cose abituali. Per quanto riguarda l'accesso allo storage, ovviamente ci sono varie tecnologie che consentono all'utente sia in locale, quindi sia stando nel cluster, che in remoto, di accedere alle risorse di storage. In particolare localmente abbiamo un cluster file system che consente di ritrovare sempre la propria area di lavoro in qualsiasi nodo l'utente si sposti. Da remoto invece l'utente può accedere o utilizzando tecnologie innovative quali OnCloud, che è molto simile a Dropbox, piuttosto che montare lo spazio disco in remoto usando un protocollo molto diffuso chiamato WebDAV, che vi consente di esportare tutto lo storage che diciamo, volete, come se fosse un disco USB attaccato via rete. Oppure, diciamo, per le applicazioni scientifiche più evolute, accedere direttamente ai dati anche da remoto. In particolare, come vi dicevo, non soltanto risorse di calcolo di tipo batch, ma anche grazie al PON nel filone degli smart cities
delle regioni di convergenza che è chiamato Prisma, abbiamo sviluppato tecnologie che ci consentono di mettere a disposizione anche risorse che entrano nel contesto del cloud computing, quindi sia di diciamo, infrastruttura supporta sia servizi di livello IaaS che servizi di livello platform as a service o software as a service. Quindi, a seconda del tipo delle esigenze dei singoli utenti, stiamo dimensionando opportunamente le offerte in termini di servizi. Questa è un'interfaccia classica per accedere a macchine virtuali sulla nostra infrastruttura di tipo IaaS, un po' come diciamo, si può fare su Amazon tramite diciamo, Amazon Web Services. Anche in questo caso voi potete scegliere la dimensione della vostra macchina virtuale, il sistema operativo da usare, e poi richiedere l'attivazione della macchina, e sia essa diciamo, grafica o testuale, poi riuscite a utilizzarla come se fosse un PC a voi dedicato. Chiaramente vi parlavo anche di interfaccia desktop, è possibile remotizzare il proprio desktop su un'infrastruttura di cloud come quella che mettiamo a disposizione, in questo modo delegando completamente all'infrastruttura non solo l'host della macchina, ma anche eventualmente il suo backup, ridondanza da failure e così via. Quindi è veramente come avere un PC desktop remoto da qualche parte, sempre disponibile sulla rete. E quindi qua potete vedere l'interfaccia che vi consente di utilizzare questa macchina che, come potete notare, è un desktop a tutti gli effetti, ovviamente un desktop Linux, però è possibile anche farlo con Windows. Passando invece più al contesto dei software già disponibili come servizio, non so quanti di voi hanno mai usato R per fare analisi statistica di dati, però questo è un sistema che via web vi consente di realizzare il vostro script in R e fare l'analisi dei dati che volete inserire nel sistema in maniera assolutamente user-friendly, senza dover installare il tool sulla vostra macchina senza doverne gestire l'affidabilità, la ridondanza, la scalabilità del servizio. Stessa cosa dicasi per linguaggi un po' più generali come Python in questo caso c'è un notebook che consente di scrivere diciamo, script o interfaccia in Python e usarla per processare dati o per fare qualsiasi tipo di applicazione, sia essa scientifica o di altro tipo. Questo è appunto un esempio di come usare un sistema molto simile a Dropbox, in questo caso ovviamente sempre basato su tecnologie open source. Potete, come vedete qui, attivarlo sia via web con un'interfaccia diciamo, web molto simile a quella a cui siamo abituati se abbiamo usato mai Dropbox, oppure esattamente come nel caso di Dropbox, attivare uno sharing di una cartella che è già contenuta nel proprio desktop o laptop. Quindi esattamente come siamo abituati a fare, sincronizziamo una cartella con il server e possiamo riutilizzare quei file in qualsiasi contesto ci troviamo, anche semplicemente con un browser web. Chiaramente, come diciamo, per chi invece è abituato più a sviluppare codice che a usarlo, anche in questo caso ci sono dei servizi che consentono di facilitare l'interazione fra utenti e la gestione del codice. Basato su GitLab, in questo caso, la possibilità di accendere anche Git privati in maniera tale da poter diciamo, andare avanti con lo sviluppo di codice. Oppure sistemi molto più evoluti che richiedono l'attivazione di diversi servizi contemporaneamente, come casi di per esempio business intelligence o analisi dati a un livello molto più elevato. Questo è un po' per dare un quadro un po' più completo di quelli che sono i servizi attivabili nel data center, grazie alle tecnologie che stiamo studiando. Questo alla fine ha prodotto una ricaduta in termini di use case molto ampia, quindi andiamo da casi appunto classici come quelli che vi abbiamo fatto vedere degli esperimenti di fisica o di biologia, ma anche l'uso per diciamo, processamento di neuroimmagini, piuttosto che l'uso in caso di data preservation, piuttosto che la possibilità di attivare infrastrutture che consentono di fare master, tutorial o corsi in maniera molto immediata, oppure rendere disponibili risorse a dipartimenti dell'università o del CNR che fino a ieri non avevano molta dimestichezza con questo tipo di tecnologie. In particolare, diciamo, uno dei nostri campi di maggiore interesse è quello della bioinformatica, dove abbiamo da tempo attivato varie linee di ricerca, diciamo, supportando attività abbastanza, diciamo, innovative come quella del Next Generation Sequencing e gli studi di filogenetica per la biodiversità.
Ora, per diciamo, prendere contatto con il data center ci sono diciamo, vari canali che abbiamo attivato, dai più moderni come Twitter, Facebook, eccetera, fino ai più classici come mailing list, sistemi di supporto via ticket e così via. Queste slide poi ovviamente le lasciamo in maniera tale che chiunque possa essere interessato ad attivare qualcuno di questi contatti, abbiamo modo insomma, di entrare in contatto con noi e poter interagire. Ora vi racconto molto brevemente con un video come possiamo attivare un'infrastruttura del genere. Questo è un video tutorial che abbiamo fatto e rilasciato in maniera pubblica per chiunque diciamo, avesse bisogno di accedere a queste risorse. Ovviamente è stato realizzato da diciamo, persone che si occupano specificatamente del supporto degli utenti in maniera diciamo, costante e continua, quindi diciamo, non è soltanto infrastruttura quella che vi ho fatto vedere, ma è un gruppo di lavoro che in maniera completa supporta l'utente sia da un punto di vista diciamo, di aiuto e facilitazione nell'uso delle infrastrutture, sia nella risoluzione di eventuali problemi che attengono all'infrastruttura stessa. Quindi in questo caso l'utente sta usando SSH per entrare nel sistema di front-end dove si ha a disposizione una home directory che poi viene diciamo, resa condivisa su tutte le macchine su cui l'utente può avere accesso. Diciamo, durante i brevi 4 minuti del video venite guidati alla creazione e sottomissione di un semplice programma alla coda batch della FAR. Chiaramente quello che andremo a realizzare nel corso del challenge è qualcosa di esattamente simile a questo e vi verranno fornite le specifiche diciamo, configurazioni da usare per attivare le macchine che hanno le GPU e quelle che invece non ce l'hanno, quindi in maniera tale da poter anche fare confronti piuttosto che eventualmente attivare dei benchmark e così via. Quindi qui in questa fase stiamo realizzando uno script, in questo caso di Bash, per poter eseguire il programma che si vuole diciamo, mandare in esecuzione. Questo è un commento ovviamente. Ovviamente solo semplici esempi di comandi che vi aiutano solo a capire come funziona l'oggetto senza la pretesa di voler, diciamo, dare tutti i dettagli necessari. Per quanto riguarda invece la parte di GPU, ovviamente, tanto che l'esempio va avanti, lo potete seguire a video, vi racconto diciamo, qualche dettaglio in più. Le macchine messe a disposizione per partire saranno circa 8 nodi di calcolo con 8 schede K40 con 6 GB di RAM a bordo. Le macchine hanno 20 processori fisici con hyperthreading montato fino a 40 slot di calcolo per ogni singola macchina e hanno circa 4 GB di RAM per ogni slot di calcolo nel suo complesso. Quindi diciamo, il collegamento fra le macchine al momento non è ancora in rete a bassa latenza perché per l'uso di GPU questo non era richiesto. E quindi sarà possibile lanciare, come vedete in questo esempio, un job in coda, aspettare la sua esecuzione e poi vedere il risultato del job in maniera, diciamo, molto immediata. Il risultato viene automaticamente mandato indietro all'utente che l'ha sottomesso con il risultato dei comandi che avete visto nello script iniziale. Questo è più o meno quello che sarà richiesto fare a chi voglia utilizzare durante questo challenge, le risorse di calcolo che mettiamo a disposizione, chiaramente all'interno della farm sarà possibile installare software aggiuntivi, oltre ovviamente a Doris e alle informazioni di base che verranno messe a disposizione, qualora questo sia necessario. In questa parte del video effettivamente vedete il posto dove potete installare del software in maniera completamente indipendente anche dall'amministratore delle risorse stesse, avendo diciamo, possibilità di installarlo come singolo utente ed è il caso specifico del software che vedremo poi usato in realtà in pratica. Ora, se non ci sono domande immediate, io passerei diciamo, la parola a Davide che vi fa vedere più la parte applicativa, però ovviamente resto sia qui a disposizione ora che in seguito per eventuali diciamo, richieste di ulteriori dettagli e
domande generali. Quindi tutti i partecipanti al challenge hanno dato un senso d'accesso? Ovviamente diciamo, noi preferiamo anche fare proprio account personale, quindi qualora anche ci fosse un gruppo di lavoro che partecipa come gruppo e vuole partecipare con due o più persone, potrebbe essere anche attivato un account personale per ognuno di questi, anzi no, sarebbe preferibile, e ovviamente va definita in base sia alla quantità di gruppi che si formano e sia al modo che loro preferiscono di uso di queste risorse. Se andiamo in una situazione di sharing del tempo, sulle risorse disponibili, se allochiamo staticamente delle risorse ai gruppi, immaginiamo magari ci sono solo 8 gruppi formati che collaborano attivamente, potremmo anche andare in una situazione in cui lo sharing è completamente fisso, ogni gruppo ha la sua risorsa a disposizione, questo garantisce al gruppo di avere la risorsa allocata e garantisce diciamo, anche un'equa distribuzione delle risorse, oppure possiamo andare in un'equa distribuzione delle risorse basata sul tempo. Quindi viene accountato il tempo utilizzato e in base al tempo utilizzato si guadagna o meno priorità perché nel passato non se ne è utilizzato, per esempio. Quindi in base a questo lo decidiamo penso dinamicamente in base a come si formano i gruppi e a quanti sono i gruppi. Il numero totale di nodi per la challenge è di quanto? Per il momento diciamo ci sembra diciamo sufficiente per il momento partire con questa dimensione. Se riteniamo in base appunto sia al numero di gruppi che si formano sia alle risorse che vengono richieste dai singoli gruppi andare diciamo aumentare queste risorse possiamo verificare. Ma anche questo è da decidere. Quando parlavo di benchmark possiamo anche provare a fare riferimento con tipo il codice eseguito su una CPU normale performa in questo modo, il codice eseguito sulla coda dedicata al challenge performa in quest'altro modo e quindi possiamo anche, se necessario, se diciamo richiesto dai gruppi e o dal challenge nel suo complesso, attivare entrambe le soluzioni, sia solo quelle risorse oppure attivare quelle risorse più le risorse già disponibili in maniera diciamo HTC, quindi batch classico senza parallelismo. A seconda di quello che riteniamo più opportuno fare. Come sono più preinstallato? Per esempio, libreria CUDA o uguali? Sì, l'ultima versione della libreria CUDA è già installata sulle macchine e il sistema operativo, effettivamente, il sistema operativo di default è Scientific Linux versione 6.x. FFT3 le abbiamo provate di pomeriggio, funzionano e sono attivate, adesso mattina funzionano e sono attivate. Ulteriori altre librerie, a seconda del tipo di librerie, possono o essere richieste dall'amministratore nel caso in cui questo sia strettamente necessario e noi le installiamo, oppure installate direttamente dal gruppo qualora questo sia più facile e o magari è il gruppo che ha del software che vuole provare e così via. Quindi diciamo in entrambi i casi si può fare tutte e due le cose. Siamo abituati diciamo, a risolvere entrambi i problemi in maniera assolutamente parallela. Diciamo, Davide è uno dei nostri utenti diciamo, storici in questo ambito. Se, diciamo, io rimango comunque qua, passo la parola a Davide per darci il tempo necessario, però comunque per qualsiasi cosa rimane. Benissimo, grazie, sono Davide Nitti di GAP, che è uno spin-off del Politecnico di Bari e che è attivo ormai dal 2006 e che fa parte del gruppo Planetech e quindi siamo coinvolti in questa bella iniziativa sullo sviluppo appunto di codice in ambiente GPU e di codice appunto legato al telerilevamento satellitare e in particolare alle elaborazioni interferometriche. Riprendo un attimo le slide, ovviamente sorvolo su queste prime slide che ripercorrono esattamente quello che voi trovate sulla pagina web di Planetech, che è il punto di riferimento appunto per ogni informazione. Poi in più ci sono una serie di altri canali tra Facebook, Twitter, oltre che valuteremo eventualmente se fare per poter scambiare informazioni un po' tra tutti gli utenti, eventualmente realizzare un forum diciamo proprio per questioni più di natura tecnica in modo tale che
la soluzione di determinati problemi possa essere immediatamente condivisa un po' con tutti quanti i partecipanti. E quindi diciamo che c'è ancora tempo per partecipare, perché le sottoscrizioni si chiudono il 2 giugno. Prima si parlava, e io mi occuperò di darvi una breve panoramica sul software DORIS. Perché DORIS? Allora, DORIS anzitutto è un acronimo, Delft Object Oriented Radar Interferometric Software. È un software di interferometria radar sviluppato dal Delft, dall'Università di Delft, e in particolare dal Delft Institute of Earth Observation and Space Systems. Il sito di riferimento del software DORIS è questo qui, basta, diciamo, anche su internet cliccare direttamente DORIS, che ovviamente appare come primo indicazione, come primo link, quello per l'appunto il sito ufficiale degli sviluppatori di questo codice. Noi abbiamo scelto DORIS per quale motivo? Ovviamente quando parliamo di telerilevamento stiamo parlando di, voglio dire, i campi sono i più disparati. DORIS diciamo, è utilizzato per applicazioni nel telerilevamento satellitare, radar e di tipo interferometrico, quindi stiamo considerando una applicazione molto particolare, ma DORIS è molto conosciuto, estremamente conosciuto da chi fa interferometria radar a livello mondiale, direi, e soddisfa un po' tutti i requisiti che gli organizzatori di questa iniziativa si erano posti. Prima di tutto perché è un software open source e poi perché rappresenta effettivamente a livello mondiale uno dei tool di riferimento per una stragrande, ma diciamo la gran parte delle comunità scientifiche, in sostanza. Un po' tutti coloro che hanno lavorato, diciamo, con interferometria SAR sono, diciamo, hanno avuto a che fare con DORIS. Noi come spin-off, non esattamente come spin-off, ma direi come singoli diciamo, ricercatori all'interno del spin-off, non solo il sottoscritto, ma anche alcuni miei colleghi, abbiamo negli anni contribuito anche allo sviluppo di questo codice. Alcuni tra di noi hanno anche studiato presso l'università di Delft, o comunque come visiting PhD student, ad esempio. Un'altra cosa importante, DORIS è anche semplice da utilizzare, punto 3, ed è stato molto ben documentato, voi qui trovate sul sito di riferimento sia anche della letteratura, diciamo, sull'utilizzo di DORIS sulle sue applicazioni, ma un riferimento sul manuale in PDF o in HTML, che viene continuamente, periodicamente aggiornato dagli utenti, dagli sviluppatori. E direi di più che DORIS sta continuando a crescere. Diciamo, la settimana scorsa si è chiuso il Fringe a Frascati, diciamo dell'ESA, e in questa occasione Fringe rappresenta una delle più importanti conferenze nel settore del telerilevamento radar, dell'interferometria radar, e gli sviluppatori di DORIS hanno mostrato quelle che sono le evoluzioni l'utilizzo di dati Sentinel, che Sentinel rappresenta una missione radar, sempre dell'Agenzia Spaziale Europea, che è partita l'anno scorso, insomma, quindi rappresenta il futuro per le applicazioni radar. E quindi vi dicevo, DORIS è in continua crescita grazie sia allo
primariamente allo sforzo del gruppo MGP, Mathematical Geodesy and Positioning, dell'Università di Delft, guidato diretto dal professor Hansen, ma anche grazie al contributo, sia pur secondario, comunque esistente da parte di tanti altri gruppi di ricerca sparsi un po' nel mondo. Quindi a questo punto quello che abbiamo fatto è selezionare questo software e anche sulla base di una serie di analisi preliminari che avevamo fatto anche con tesisti del Politecnico di Bari e che hanno evidenziato quali sono le performance e le potenzialità che le GPU possono offrire per migliorare le performance di questo codice interferometrico, abbiamo quindi ritenuto opportuno indicare agli organizzatori dell'evento, ossia Planetech, questo software come il miglior candidato per questo challenge. Ora, in realtà quello che io vi farò vedere diciamo un modo molto semplice per entrare in contatto, diciamo, per poter utilizzare da subito il software. Okay? Non andrò nello specifico di quella che è la teoria che è a monte di tutte quante le operazioni, anche perché l'obiettivo, diciamo, del challenge è sicuramente quello di migliorare, è finalizzato essenzialmente nel miglioramento di quelle che sono le performance da un punto di vista computazionale, senza però perdere d'occhio la qualità dei risultati che vogliamo chiaramente ottenere. E quindi, come veniva menzionato in precedenza, è evidente che ciascuno dei partecipanti potrà sviluppare sul proprio PC le proprie procedure innovative, ma anche testare lo stesso utilizzo di Doris. Io vi farò vedere come poterlo lanciare nella griglia degli NFN. Ecco, si tratta di pochissimi comandi. Valuteremo quindi come si installa, anche qui si tratta di procedure molto semplici e molto standard. Come viene lanciato eseguito questo codice, ovviamente descriverò quali sono i dati di input al codice che vengono messi a disposizione di tutti quanti i partecipanti all'iniziativa e quali sono i risultati attesi, ovviamente trascurando, o meglio, considerando queste catene generano tutta una serie di risultati intermedi, ma qual è in realtà, quali sono poi i risultati finali che il comitato di valutazione in qualche modo andrà a giudicare. Per quanto riguarda quindi l'accesso alla rete INFN, partirei di qui, ovviamente ora non so se il riferimento email posso dare direttamente, ecco, quello di Giacinto. Per sia il riferimento di 5S Help che presenta nelle mie slide, sia ovviamente le principe per perfetto. Perfetto, in modo tale da poter avere accesso, da potervi registrare anche sulla griglia, diciamo, computazionale. Io è come se vi avessi preceduto di qualche giorno, nel senso che simulo come se fossi il primo ad aver avuto quindi queste credenziali per accedere alla rete e quindi attraverso l'accesso e accesso SSH, SFTP e quindi attraverso software quali FileZilla io posso consentire, posso andare a effettuare il download così come l'upload dei vari dei codici e dei risultati. E poi con una qualsiasi piattaforma tipo PATTI, tipo insomma di client per SSH, posso accedere direttamente alla griglia. Quindi lo faccio per esempio attraverso vi è un front-end okay.
vabbè, in questo caso diciamo chiedi utente password, vabbè, in questo caso diciamo è già automatizzato in sostanza l'accesso sulla rete. Quindi in questo caso io sono direttamente sul front end, prima ecco Giacinto indicava come sistema operativo installato sulla griglia computazionale è Scientific Linux. Questo codice Doris in realtà è stato sviluppato per molteplici piattaforme, primariamente diciamo per Linux e derivati, però può essere chiaramente anche installato su Windows, anche molto facilmente servendosi di port di Linux quali la piattaforma Cygwin, per chi non la conoscesse. Piattaforma Cygwin, che consente in sostanza di poter disporre di una serie di utility Linux su piattaforma Windows in sostanza. Voi doveste disporre di altri compilatori, più o meno diciamo tipo Visual C++ o qualunque altro compilatore, diciamo che l'installazione di questo codice vedremo comunque è abbastanza semplice. Io simulerò ecco, l'installazione del software Doris su Scientific Linux, quello che posso dire è che probabilmente il codice poi sarà già preinstallato, per cui chiunque di voi si andrà a loggare sulla griglia computazionale troverà già disponibile il comando, guarda caso, Doris, tutto minuscolo, che consente che lanciato restituisce questo messaggio di benvenuto e che indica anche il modo in cui deve essere molto molto semplicemente lanciato il codice stesso. Allora cosa fare per... Prego. Ma se poi al codice master dovrebbe avere una sua istanza dove si dice che bisogna andare a utilizzare, quindi cambiare il codice. Allora, è giusto, sì, il vostro collega poneva questa domanda, e cioè se ognuno ecco, dovesse reinstallare sulla propria macchina o comunque nella propria home, chiaramente, Doris, al fine di poterlo migliorare poi e quindi utilizzare. Allora, diciamo così, che ci può essere, sicuramente c'è una versione di Doris base che è installata sulla griglia, o che è installata sulla griglia computazionale. Dopodiché poi è lasciata la massima libertà agli sviluppatori di poter modificare Doris in modo tale da individuare una serie di funzioni o procedure che devono essere ottimizzate e sostituire queste procedure con altre ottimizzate per ambiente GPU. Oppure nulla vieta agli sviluppatori di poter diciamo, scrivere ex novo il codice interferometrico, perché magari nell'analisi del codice sorgente ritengono che sia più semplice e meno diciamo, più lineare eventualmente questa seconda soluzione. Quello che il comitato di valutazione andrà a valutare è la bontà del risultato, nonché poi il rispetto della catena, di tutti i passi che devono essere eseguiti nella catena di elaborazione. Se questa poi sia stata sviluppata come un miglioramento della catena Doris o funzioni, codice sorgente sviluppato ex novo totalmente, questo è lasciato alle competenze, alla facoltà di ciascun sviluppatore. Quindi detto questo, ok, qui nella slide, diciamo la slide successiva, quindi ritorno tra un attimo sulla procedura di installazione.
Chiudo questo discorso sui dati di input che mi sembra importante. Noi potevamo scegliere una qualsiasi coppia interferometrica. Okay? Vorrei far presente che i dati che verranno utilizzati nella fase di sviluppo non saranno probabilmente i dati che poi saranno utilizzati successivamente in fase di valutazione. Allora, quali dati fornire? Ripeto, una qualsiasi coppia interferometrica andava bene. Abbiamo preferito selezionare una coppia Envisat, in una coppia si dice cosismica, cioè costituita da due immagini, una acquisita a monte ed una a valle del sisma del 2009 che ha colpito così duramente la città dell'Aquila. Quindi voi avrete, adesso vi dico dove, una coppia di immagini il cui nome, la cui indicazione è riportata qui in basso nella slide. Sono due immagini discendenti acquisite, sono strip map e acquisite con BIM IS2. Per coloro che insomma non sono queste chiaramente cose essenziali. Oltre a questo poi noi forniamo a Corredo un DEM-SRTM a bassa risoluzione, quindi stiamo parlando di risoluzione di 90x90 metri. Vedete, si tratta di un tile abbastanza esteso di 5x5 gradi che copre praticamente tutta l'Italia centrale. E questo dato è un dato ausiliario che viene ugualmente dato in input alla catena interferometrica e che può fornire un contributo, come vedremo, molto molto diciamo importante, sia nella fase anche di allineamento delle immagini, sia nella fase successiva di rimozione di una serie di contributi diciamo di fase interferometrica che vanno rimossi. Al fine, a quale fine? Al fine di mettere in evidenza, questo è lo scopo finale, diciamo, dell'elaborazione di queste immagini, il pattern di deformazione al suolo legato per l'appunto al sisma che si è verificato all'Aquila nel 2009. I dati in questione, ecco, è stata creata una cartella, adesso non so se il pattern è relativo, insomma, in questo. Il pattern seguente potrebbe essere modificato, presumo che non verrà modificato, non ce n'è motivo, una cartella all'interno della griglia il cui pattern seguente / lastre / gap / planetech immagini, in cui voi trovate sia l'immagine master e l'immagine slave, nonché anche il DEM binario, l'header e il TIFF file associati in realtà sono in più, non sono necessari come dati di input. Oltre a questo poi voi trovate anche in questa sottocartella tre file per la configurazione del codice DORIS, lo vedremo questo successivamente tra un po'. Volevo anche mettere in evidenza che la scelta di questa immagine è legata al fatto che l'Agenzia Spaziale Europea, nell'immediatezza dell'evento, ha messo a disposizione queste immagini gratuitamente per tutte le comunità scientifiche al fine di migliorare, al fine di poter avere tanti contributi per lo studio di quanto si era verificato. Quindi si tratta di immagini che comunque ricadono all'interno di iniziative specifiche di ESA proprio nell'immediata, in prossimità dell'evento sismico. Ora, prima non ho chiuso il discorso su come si installa, direi vediamolo immediatamente. Oltre che, allora voi avete sicuramente tutto precisato nel manuale di DORIS che potete scaricare dal sito. Quindi avete qui anche la procedura di installazione del codice DORIS. Ma oltre a questa, se io ho creato delle sottocartelle e tra queste, ecco,
voi potete scaricare dal sito web il, vediamolo, potete scaricare l'ultima versione di DOLIS. In realtà ve ne sono due, quella diciamo beta, che però non vi consiglio, consideriamo l'ultima versione stabile, la 4.02. Quindi la scaricate e decomprimete, questo è il file, decomprimete l'archivio e quindi vi trovate questo elenco di sottocartelle con questo file testuale che vi guida molto rapidamente nell'installazione di DOLIS e di una serie di utility collegate per l'appunto a DOLIS. Anzitutto DOLIS richiede l'installazione di altre librerie, quali per esempio l'FFTW. Quindi è consigliabile, cioè consigliabile, è necessario installare l'FFTW versione 3. Dopodiché poi potrebbero anche essere, ma queste sono opzionali e vi dico non sono state inserite all'atto della compilazione, qualora vi fossero anche altre librerie tipo la PAC per esempio, potrebbero anche essere fornite in input. Nella versione attualmente installata di DOLIS qui sulla griglia non sono, quindi stiamo considerando un DOLIS proprio del tutto standard, ecco in questo. Quindi supponendo di aver, questo sì, installato l'FFTW, il primo step è quello di entrare in questa sottocartella source, dove trovate sia il codice sorgente, sia i makefile utili proprio per l'installazione di questo. Potreste eventualmente lanciare la procedura configure che vi consente insomma di creare direttamente il makefile. Il makefile in questo caso è stato già creato e l'unica accortezza che eventualmente dovreste avere è capire, e vi dico questo differisce dalla versione di Linux, Cygwin che state utilizzando, quindi non c'è una regola generale, ma in alcune versioni abbiamo sperimentato che la versione 4 delle G++, cioè del compilatore C++, sembra funzionare bene, in altri casi come in questo è preferibile risalire ad una versione precedente quale la 3.4, quindi qui come compilatore abbiamo indicato G++ 34. E come directory di installazione è evidente che noi possiamo installare come utenti standard solo nella nostra home, quindi qui ho precisato un path che fa riferimento alla mia home. Okay. Dopodiché i passaggi sono semplici, make e make install. Detto questo, poi abbiamo altre due cartelle. Ecco, il tutto verrà installato poi in questa cartella bin, dove trovate, non in questa cartella bin, ma in quest'altra cartella, ecco, dove è presente l'eseguibile DOLIS, ma quella la settate voi, insomma, la cartella nella quale volete installare la vostra copia personalizzata di DOLIS. Passo successivo, abbiamo questi SAR Tools e questo Envisat Tools. L'Envisat Tools è necessario per poter importare i dati di Envisat. E quindi basta anche in questo caso, qui non abbiamo, è ancora più semplice, non c'è neanche una file configure, basta semplicemente, vi dico che il makefile di default che trovate nell'archivio è già, non mostra nessun tipo di problema, quindi potete sfruttarlo senza nessuna modifica al di là dell'indicazione di dove volete installare poi il software. Idem per questi altri
questi altri tool chiamati SAR Tools, che servono in realtà per poter fondamentalmente, noi ci serviamo specificatamente di questo codice, Complex Fiddle, che serve per giocare, per maneggiare un po' con il codice, con i risultati di Doris. E quindi fondamentalmente ce ne serviamo per poter convertire i dati binari in immagini, che di default sono presenti in formato SAN raster. È lo stesso Doris che step by step chiama questo CPX Complex Fiddle per poter generare, per poter convertire i dati binari in immagini. Non sono chiaramente questi passi fondamentali, ma sono utili giusto per avere una immagine molto visione intuitiva subito dei risultati che si stanno ottenendo. Ma quindi Doris il channel va invocato per saltare questo passo, ma se, quindi non so, va input sorviarsi a seconda del passo di utilizzo dei nocci. No, sono esattamente gli stessi, però si può configurare Doris, sì, giusto, allora mi veniva chiesto se il codice Doris deve essere chiamato in maniera diversa al fine di attivare o meno la chiamata a queste utility secondarie, diciamo così. Ai fini del challenge, sì. Sì, giustamente, siccome anche questo impatta poi sul tempo, l'ideale sarebbe quello di configurare poi Doris, e c'è la possibilità di farlo, con il modo di lanciare Doris rimane esattamente lo stesso, ma siccome Doris ha bisogno di file di configurazione testuali, in questi file di configurazione testuali vi sono delle card che ci consentono di attivare o meno l'esecuzione di queste utility. Possiamo fornire una file di configurazione uguale per tutti? Assolutamente, adesso il file di configurazione, questo file di configurazione lo vedremo tra un attimo ed è uguale per tutti quanti, sì. Non c'è altro per quanto riguarda l'installazione di Doris. A quel punto può essere immediatamente utilizzato, lanciato, e vi dicevo come. Doris anzitutto ha bisogno di un file di configurazione. Basta richiamare anche l'help di Doris, lanciando direttamente il comando Doris. Qui viene specificato un file di input che serve per l'appunto a indicare a Doris cosa deve, in che modo deve operare. Abbiamo preferito salvare questo codice, o meglio l'esecuzione, l'intera esecuzione di Doris, in tre step differenti, e quindi abbiamo tre diversi file di configurazione che andranno tutti e tre eseguiti con tre chiamate diverse del comando Doris. In cosa differiscono questi file? Molto semplicemente noi abbiamo due immagini, l'immagine master e l'immagine slave. Ognuna di queste deve essere preelaborata e quindi i primi due file di configurazione sono deputati alla preelaborazione delle immagini stesse, vale a dire import del dato originario, conversione nel formato interno, sovracampionamento dell'immagine stessa. Dopodiché poi parte il codice, il processing interferometrico vero e proprio, che è configurato in toto in questo terzo file, quindi M sta per master, S per slave e I per interferogram sostanzialmente, molto intuitivamente. Come lancio a questo punto Doris? Poi entriamo nello specifico di questi file di configurazione, ma molto brevemente. Anzitutto devo accedere alla rete, come lo lancio, se voglio lanciarlo ovviamente da rete INFN, devo eseguire questi due step. In realtà prima Giacinto ci preannunciava dei modi diversi per poter lanciare in batch il Doris. Il modo, se vogliamo, più semplice, che mi consente comunque di utilizzare un nodo della griglia in modo interattivo
e attraverso questo comando, questo secondo comando. Quindi io con il primo comando SSH accedo alla rete e quindi accedo al front-end. Con questo secondo comando io effettuo la migrazione, per così dire, dal front-end ad un nodo particolare della rete stessa. Quindi, se molto semplicemente io qui sono nel front-end, e quindi scrivo qsub-q local aspettate. Come? No. Un attimo solo. Meno i maiuscoli, si dimenticavo. Allora, con questo comando è come se voi state accedendo, non state lanciando realmente un job. Ok? State accedendo al nodo. Qui avete un tempo di attesa variabile a seconda, ecco adesso è finalmente entrato, a seconda del grado di utilizzo, diciamo del tasso di utilizzo della griglia. Quindi la griglia stiamo attendendo che la griglia metta a nostra disposizione un nodo, il quale nodo potrà essere diverso chiamata dopo chiamata. Qui si chiama Alice Grid 75, in quest'altro caso abbiamo PCCMS 85, sono nodi diversi della griglia fondamentalmente. Detto questo, io qui posso consentire quindi lanciare Doris come se stessi lanciando lo stesso comando diciamo sul mio portatile, per esempio. Detto questo, quindi cosa faccio? Creo la cartella la working directory e vado a memorizzare, a copiare in questa i file di configurazione, che vi ho detto sono questi tre file. Accedo alla cartella, alla working directory, e lancio in sequenza questi tre comandi, uno dopo l'altro. Volendo posso fare un banalissimo script dove li metto in coda uno dietro l'altro. Allora, vediamo, prima di vedere quali sono i risultati attesi, diamo un'occhiata rapida al contenuto di questi file di configurazione. Anche questo contenuto è disponibile, vi dicevo, è disponibile in questa cartella in cui andremo a condividere con tutti gli utenti i dati di input alla catena. Tra l'altro qui avete anche il makefile da utilizzare direttamente per l'installazione nella vostra home, in cui dovete semplicemente sostituire il mio nome con quello del che vi sarà poi assegnato. E quindi qui vediamo queste tre diversi file. Partiamo dal primo. Allora, ogni file di configurazione consta di tre sezioni. Una prima sezione è questa, General Options, che sostanzialmente regola l'input-output e quindi regola anche la possibilità, per esempio, di generazione di file attraverso il SCP Complex Fiddle, motivo per cui qua possiamo disabilitarla in modo tale da non essere influenzati da questi altri codici esterni che non devono impattare poi nell'analisi delle performance finali. Oltre poi ad avere anche indicazioni su parametri che verranno utilizzati non in uno specifico processo, ma un po' in tutti i processi della catena, e che quindi è opportuno dichiararli una volta per tutti in questa sezione di opzioni generali. Dopodiché poi c'è una seconda sezione di file di input-output, nei quali fondamentalmente si indica quali saranno i nomi di file testuali nei quali Doris di volta in volta riporterà i risultati più tutti quei dati ancillari che servono per l'elaborazione. E quindi viene uno per la master, uno per la slave e uno per l'interferogramma.
Passo successivo è cosa voglio fare. Quindi c'è un elenco di tutti i processi, la lettera C minuscolo oltre al cancelletto sono due possibilità per commentare una riga di codice, diciamo, una riga di questo file di configurazione. In questo caso io quindi sto eseguendo tre step, la lettura del dato di input che in un formato standard dell'ESA, ma voi immaginate che ogni sensore ha il proprio formato e quindi ovviamente c'è la necessità in questi codici di poter avere uniformare poi a valle il tutto in un unico formato interno binario. Poi ovviamente c'è la possibilità di croppare il dato. Nella demo, diciamo nei risultati che adesso vi mostrerò, in realtà questi dati, diciamo abbiamo realmente effettuato un crop, ma molto probabilmente quello che si vorrà valutare sono le performance full frame, diciamo, quindi senza andare a tagliare in alcun modo l'immagine, perché chiaramente vogliamo vedere qual è l'impatto nell'elaborazione di una copia di immagini che generalmente porta via qualche ora di elaborazione su un buon PC. Quindi tenete conto che questa rappresenta la base di elaborazioni molto più complesse, di tipo multitemporale per l'appunto, dove abbiamo la necessità di elaborare 40, 50, anche 100 immagini e quindi l'impatto sui tempi di calcolo è notevole, tanto più che queste applicazioni sono fondamentali. L'esempio che vi mostriamo è proprio inerente a questo tipo di applicazioni per un contesto legato ad emergenza, quindi lì avere prodotti rush è fondamentale ed ecco che quindi queste nuove tecnologie, le GPU, aprono tutta una serie di scenari che impensabili fino a poco tempo fa. E poi abbiamo la fase successiva che è quella del sovracampionamento, impensabile, vi dirò di più, anche consentono di avere, perché qui testeremo chiaramente il tutto su queste GPU molto potenti messe a disposizione dall'NFN, ma noi avremo poi anche la pensate che adesso queste GPU si trovano su qualunque portatile, quindi i test che abbiamo fatto, grazie appunto a collaborazioni con il Politecnico di Bari, hanno mostrato che ormai PC dotati di queste GPU hanno delle performance comparabili a quelli di server, diciamo, comunque abbastanza potenti. Quindi, detto ciò, vedete qui che è commentata questo processo sulle orbite precise, quindi questo significa che il software utilizzerà le orbite annotate, sia perché questo specifico processo fa uso esclusivamente di orbite precise rilasciate dal DIOS e il DIOS, diciamo, non sono presenti orbite precise per l'anno 2009 e i seguenti. Quindi sarebbe prima di tutto inutile attivare questo processo. Ma in più questo processo attiva un tool secondario chiamato GetOrb, che non deve essere attivato perché evidentemente noi abbiamo la necessità di testare primariamente Doris, quindi evitiamo di lanciare poi altro codice che non ha che può influenzare poi l'analisi delle performance finali. Per quanto, insomma, la generazione di orbite precise in genere porta via frazioni di secondo, sostanzialmente. Detto questo, per ognuno di questi processi poi sono presenti una serie di card che descrivono, in totale saranno un centinaio di card, che descrivono come il codice va lanciato. E quindi vanno a che è opportuno, per i quali è opportuno fare un tuning ottimale al fine di ottenere poi dei risultati diciamo accettabili, anzi insomma, validi e di un certo motivo per cui questa fase di tuning l'abbiamo fatta noi, quindi i risultati sono quelli che dovrebbero essere il miglior tuning possibile per questo dataset. In maniera analoga poi per l'altro file di configurazione che riguarda l'immagine slave, non ritorno adesso sui processi sono speculari,
in relazione al pre-processing, e poi abbiamo quest'ultimo file più corposo, dove i processi sono molto di più. Sono tutti questi qui, ve ne sono alcuni anche in questo caso commentati, adesso diremo perché. In realtà le fasi di elaborazione sono essenzialmente tre, quattro. Allora, la prima fase consiste nella coregistrazione delle immagini. Al fine di generare un interferogramma, io ho bisogno che le immagini siano coregistrate, allineate tra di loro. Quindi, la prima fase consiste nella individuazione di una funzione di warping che mi consenta di matchare pixel a pixel l'immagine slave sull'immagine master. Nel nostro caso abbiamo scelto, non è indifferente, ma abbiamo scelto come immagine master, è indifferente in questo caso che stiamo esaminando, abbiamo scelto come immagine master la prima acquisizione del febbraio 2009 e come immagine slave la seconda acquisizione post-evento dell'aprile 2009. Quindi la prima cosa è allineare le immagini. Devo in primis calcolare la funzione che mi consente di passare dalla griglia di riferimento della slave a quella di riferimento della master. Poi, una volta calcolata la funzione di warping, devo effettivamente fare il ricampionamento dell'immagine slave sull'immagine master. Il passo successivo, una volta che io ho l'immagine master e l'immagine slave perfettamente allineate tra loro, passo alla generazione dell'interferogramma e quindi poi alla generazione dell'interferogramma differenziale, nella quale faccio emergere solo la componente legata alla deformazione del terreno. Ultimo step poi è quello di valutazione della rumorosità di questo interferogramma, meglio della fase di questo interferogramma, attraverso il calcolo della mappa di coerenza. Che poi andremo e che sarà utilizzata anche in fase di elaborazione. Ora, queste fasi sono così suddivise. Abbiamo qui tutte queste fasi che afferiscono la parte di coregistrazione delle immagini. Scusate, fino qui, fino alla Coreg PM. Poi abbiamo il processo di ricampionamento. Poi abbiamo la generazione dell'interferogramma e l'estrazione della sola componente legata alla deformazione del terreno. Ed infine, sono questi altri cinque processi, ed infine poi quest'ultimo processo per la generazione della mappa di coerenza. Ora, quello che abbiamo fatto è commentare queste tre card, perché filtraggi che vengono fatti sulle immagini master e slave. Perché le abbiamo commentate? Non perché non avrebbe senso farle, ma perché, e qui diciamo l'invito a tutti i partecipanti è di essere diciamo consapevoli che poi quello che loro consegneranno sarà anche valutato anche dal comitato di valutazione, anche per ciò che riguarda il codice, quindi sarà esaminato anche il codice che verrà sviluppato. In quanto quello che teoricamente si può dimostrare molto facilmente è che più filtro le immagini e più chiaramente ottengo mappe di coerenza più pulite e quindi una minore rumorosità dell'interferogramma finale. Evidentemente quello che vogliamo scongiurare è che il miglioramento della coerenza sia solo fittizio. È legato fondamentalmente solo all'applicazione di questo tipo di filtraggi. Quello che invece dobbiamo garantire è che sia la procedura di coregistrazione, e quindi la determinazione della funzione di warping, sia la stessa fase di ricampionamento siano le più ottimali possibili, e che quindi non ci siano perdite di coerenza per via di un processing, diciamo, di un processing interferometrico non ottimale. Motivo per cui queste card sono disattivate, e non sono oggetto di valutazione. Ok, detto questo, io non spenderei oltre su questi, risultati, ma, nell'analisi di questi parametri. Tenete presente che qui c'è un cospicuo numero di parametri che vi invito a lasciare esattamente nel modo in cui sono qui settati. Prego. Questo è solo un invito o è un vincolo? No, allora è un vincolo. Cioè, di quei tre file di Allora. Certo. configurazione li possiamo tenere fissi e stabili per tutti? Allora, diciamo così.
che questi file di configurazione sono essenziali per l'elaborazione di Doris. Quindi saranno utilizzati questi file di configurazione in fase di valutazione nel momento in cui noi vogliamo avere un riferimento per, come mappa di coerenza e come prodotti diciamo generati. È evidente che nelle procedure che voi andrete a sviluppare, se voi cercate anche di muovervi in direzioni completamente diverse da quelle che sono riportate in Doris, faccio un esempio, ma non è minimamente esaustivo. In Doris vengono utilizzate procedure di coregistrazione che utilizzano, si basano sulla cross-correlazione tra patch, master e slave. Ci sono tante altre tecniche che sono state sviluppate anche per la coregistrazione di immagini che prevedono l'uso di SIFT, per esempio. Ce ne sono le più disparate. Allora, magari potrebbe anche darsi che voi decidiate di non seguire pedissequamente, ma di adottare anche altre strategie. La cosa importante è che il risultato finale, se si dimostrasse che seguendo anche altre strade, che forse impongono a voi un maggiore effort, perché forse la cosa più semplice sarebbe prendere Doris e adattarlo per ambiente GPU. Ma se voi voleste in più anche esplorare altre strade e scopriste che alla fine ottenete i risultati ugualmente performanti, se non addirittura migliori, siete liberi di farlo e chiaramente in questa implementazione questi parametri non hanno più alcun senso o parte di essi potranno non avere alcun senso. La cosa importante è che se non siano fatti né filtraggi e né qualunque operazione volta in qualche modo a artificiosamente migliorare la coerenza finale del prodotto, la rumorosità, a diminuire artificiosamente la rumorosità delle frange interferometriche. Perché questo sarebbe valutato chiaramente negativamente e sarebbe poi oggetto purtroppo di esclusione da parte del gruppo proponente, insomma. Ed è un peccato, insomma. Detto questo, vi dicevo, quali sono i risultati attesi? Quali sono quindi i dati che poi voi potreste generare una caterva di prodotti intermedi? Ma quali sono quelli che, sui quali poi noi in qualche modo andremo a mettere mani, insomma, per valutare poi la bontà dei prodotti? In quanto, tra l'altro, valutazioni indipendenti della mappa di coerenza associata ai prodotti da voi generati saranno fatte dal comitato di valutazione. E quindi quali sono queste? Banalmente sono quattro prodotti, quattro matrici binarie. Il dato, l'immagine master sovracampionata, il sovracampionamento è uno degli step necessari e indicati nell'elaborazione delle immagini. Si tratta, tutte le immagini radar sono immagini complesse, hanno parte reale e parte immaginaria, quindi quel complex sta per parte reale più parte immaginaria. Lo stesso per quanto riguarda l'immagine slave, che però della quale ci interessa quella a valle del ricampionamento, quindi una volta ricampionata sulla griglia master. Il terzo prodotto è l'interferogramma differenziale finale, wrappato viene dire, nel senso che qui mostriamo, allora giusto per vostra chiarezza, qui stiamo mostrando semplicemente l'ampiezza delle immagini, quindi il modulo del dato complesso, sia in questo caso che in questo caso. Qui invece per l'interferogramma generato a partire da queste immagini mostriamo la fase che in quanto nota tra 0 e 2π greca è qui riportata come frange diverse. Se io avessi applicato qui tutta una serie di filtraggi che è opportuno fare ma che non lo è nel corso di questo challenge, questo interferogramma sarebbe stato molto più bello, diciamo, da vedersi, e invece qui potete notare anche la sua rumorosità, dovuta comunque in primis al fatto che vi sono ben due mesi tra l'immagine slave e l'immagine master. E comunque qui potete notare tutta una serie di frange concentriche che sono tipiche di fenomeni deformativi associati ad eventi sismici. Tra l'altro queste immagini fanno riferimento ad un crop di 8000x8000 pixel a valle del sovracampionamento dell'immagine, quindi l'immagine full frame copre 100x100 km,
sostanzialmente. Quindi stiamo parlando di immagini di 20.000x20.000 pixel. Originariamente sono intorno a 20.000x5.000 approssimativamente. Siccome viene richiesto un sovracampionamento di un fattore 4 in direzione range, si arriva a 20.000x20.000 pixel. Mentre qui siamo solo a un terzo per un terzo, diciamo, un nono, ecco, dell'estensione complessiva dell'immagine. E poi passo successivo, l'ultimo prodotto, la mappa di coerenza tra 0 ed 1, e qui vedete che fondamentalmente le zone più chiare sono legate alle zone dove c'è una maggiore coerenza, una minore rumorosità dell'interferogramma stesso. Detto questo, io passerei, se non ci sono domande, comunque dopo le domande possono essere sempre chiaramente rivolte, ai criteri di valutazione, che a dire il vero sono ben precisati nel bando stesso, ma che è opportuno chiaramente riprendere. E i criteri di valutazione sono essenzialmente due: uno legato al tempo di esecuzione dell'elaborazione, e cioè al quale, supponendo di voler attribuire un punteggio massimo di 100 punti, il tempo di elaborazione occupa ben 80 dei 100 punti disponibili, e d'altra parte non potrebbe che essere così, in quanto ovviamente se stiamo proponendo questa sfida è proprio per migliorare il tempo di elaborazione. Ovviamente, quindi qui è precisato nei dettagli come verrà distribuito questo tempo di elaborazione, questo punteggio, assegnando il maggior numero di punti, pari a 80, alla proposta più performante dal punto di vista delle prestazioni computazionali, e poi degradando il tutto in maniera lineare fino all'ultimo arrivato, ecco, per così dire. Però bisogna anche tener conto che del fatto che quantomeno un requisito deve essere rispettato, e cioè ci deve essere almeno una riduzione dei tempi del 50%. Quindi se tutti coloro che si assesteranno ad una diminuzione dei tempi inferiore del 50% avranno punteggio 0, fondamentalmente. Questo ovviamente rispetto a chi? Rispetto alla catena Doris non modificata, così come installata nella piattaforma, diciamo, di riferimento. Ma poi c'è un altro problema: dici, io posso andare veloce, però posso farlo perché voglio andare veloce per avere più punti, però lo faccio a scapito poi della bontà del risultato finale, della qualità del risultato finale. Dice, no, attenzione, un occhio alla qualità del risultato lo dobbiamo chiaramente avere, e sono questi ulteriori 20 punti. Quindi anche qui, come facciamo per giudicare questo? Sulla base della mappa di coerenza. E quindi la mappa di coerenza rappresenta il target per noi, l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Dobbiamo cercare, ecco, questo deve essere un po' le linee guida sono queste, cercare di far sì che la nuova catena la nuova proposta non sia peggiore di Doris. Oppure, per meglio dire, che la perdita nella qualità non sia inferiore, la perdita non sia maggiore di una soglia che poi in realtà vi verrà precisata. Stiamo mettendo proprio a punto questo tool che vi consentirà di step by step, anche voi stessi, di valutare quella che è il risultato, e quindi capire se ci siete o non ci siete. Non lo abbiamo messo a disposizione oggi perché verrà dato in realtà a tutti coloro che realmente si iscrivono poi al challenge. Quindi il tool è sostanzialmente già pronto, ma è molto semplice perché si basa su un confronto tra mappe di coerenza, tra la mappa di coerenza vostra e la mappa di coerenza poi generata dal tool, la mappa di coerenza di riferimento. Posto che, vi ripeto, anche questi risultati sono fondamentali, perché noi a partire da questi e non dalla vostra mappa di coerenza rigenereremo la mappa di coerenza stessa e la confronteremo rispetto al riferimento. Mi spiego meglio. La mappa di coerenza è uno stimatore,
è uno stimatore che come tale può essere anche lì, diciamo, triccato in modo tale da dare risultati peggiori o migliori. Quindi ovviamente noi vogliamo avere lo stesso stimatore nel giudicare la bontà di questo interferogramma iniziale e di quello vostro. Se usassimo degli stimatori diversi, ovviamente non, il confronto non potrebbe che essere, non sarebbe valido. Quindi è opportuno migliorare, comunque inserire questo step di calcolo della mappa di coerenza nella catena interferometrica, ma poi i valutatori andranno con appositi tool a rigenerare la mappa di coerenza sull'interferogramma che voi avrete in sostanza generato. E questo sarà fatto, vi ripeto, su altri dati che verranno poi utilizzati esclusivamente in fase di validazione. Detto questo, ecco, io non credo ci siano al momento altre informazioni. Potrete fare riferimento al sottoscritto per quanto riguarda eventuali informazioni o problemi nell'installazione e nell'uso di Doris, così come prima, ecco, indicavo l'indirizzo email di Giacinto per altri problemi legati all'utilizzo della griglia computazionale, posto che molto probabilmente un forum potrebbe essere la soluzione migliore per condividere in tempo reale con tutti problemi e soluzioni. Vi ringrazio per... Okay. Se adesso se ci sono domande... Ecco, sì. Sì. Scusate l'interruzione, scusate l'interruzione, Cosimo, sì. Online non riusciamo a sentire le domande. Ecco, adesso io le riproporrò. Grazie. Perfetto, grazie. Allora, sì, circa la gestione del forum, allora possiamo con calma organizzarci, diciamo, non è... Sì. C'è massima disponibilità anche da parte dell'INFN. Ok. Poi, prima domanda. Chiedo scusa, non so se ci saranno domande anche da parte di coloro che ci stanno seguendo via web. Magari inizio un attimo con le domande di coloro che sono presenti qui in sala, per poi passare anche ai nostri amici via web, se non ci sono problemi. Ok. Bene. Ok. Il concetto di miglioramento prestazionale, sì, si misura solo unicamente con il tempo di produzione di un anno, solo col tempo, cioè non altri parametri tipo gigaflop, numero di operazioni al secondo, cioè qual è la mia entità? Io credo che sia il tempo di esecuzione. Allora, sì, chiedo il time, non la time, non altro, cioè l'esecuzione, il work clock time, quello che si chiama, sì, da quando parte a quando finisce. Sì, allora veniva la prima domanda è in relazione a quali sono le metriche utilizzate, che verranno utilizzate per giudicare le prestazioni computazionali del software. Questo è solo l'execution time, diciamo, quindi quello verrà utilizzato come parametro di riferimento. Sì. Seconda domanda, lo stato attuale? Sì. È un codice sequenziale o esiste versioni parallele con NDI o altra forma di parallelismo? Allora, no, allo stato attuale, seconda domanda è se Doris fosse al momento sequenziale o già disponesse di in toto o in parte di altre forme di parallelismo tipo MPI. No, allo stato attuale, quantomeno nella versione messa a disposizione online, il codice è sequenziale, quindi non ci sono... I vincoli che abbiamo noi partecipanti sono quelli di lasciarlo senza MPI oppure io ho la possibilità di usare due livelli di parallelismo, uno per CPU e l'altro per MPI, e cioè, per riformulare la domanda, sono obbligato a usare un solo nodo del cluster oppure c'è la possibilità di usare una corda ibrida di MPI a livello di nodi e poi ogni processo usa del GPU?
Allora, ripeto la domanda in primis, e cioè se il tipo di parallelismo, in sostanza. Se vogliamo dire in questo modo, c'è un vincolo sul massimo di forzato che può fare per singolo anno? C'è un vincolo, allora, ripeto la domanda. Se... In realtà, diciamo, non è una questione di una massima o più di una massima, in realtà la questione è se il singolo professore o più professore in generale, poi il più professore è stato della massima, poi della massima. No, ma se adesso lavoro, cioè adesso mi dormenti, io posso dare tutto il tempo. Esatto, questa è la prima domanda. Facciamo ancora prima di arrivare a fatto. Va bene. Allora, la domanda era in relazione a quale tipo di risorse hardware, quindi alla fine potranno essere utilizzate, se c'erano dei vincoli che ci consentono anche di utilizzare eventualmente risorse ibride, ecco, soluzioni ibride, diciamo in questo senso. Ma di questo non ne abbiamo, diciamo, discusso al momento. Diciamo che l'obiettivo era più che altro rivolto all'utilizzo ottimale delle GPU. Ma io ne posso usare una sulla GPU, ma ne posso usare anche più GPU. Una GPU. Al momento una GPU. Sì, cioè al momento. Ritengo che sia una sola GPU. Sì, sì. Nel caso in cui, diciamo, come la macchina quindi una GPU, poi... Non so se vuoi, sì, scusami, sì. Ogni singola macchina comunque è comunque corredata di 20 processori fisici. Possiamo, cioè lasciamo libero il gruppo di scegliere eventuali parallelismi a livello di macchina. Cioè la macchina è fatta con 20 processori e una GPU. Se riesco a usarla tutta, cioè usando meglio i 20 processori, ok. Questo può essere comunque un vantaggio. 20 processori, non è che più una GPU. Esatto, sì, cioè il box è fatto così. Quindi se l'utente in questo modo alloca tutto il box nel modo migliore, sì. Meglio. E Doris, ad esempio, facendolo partire così, come userebbe le 20 GPU? Supponiamo che non ci possano GPU. Come lo userebbe? No, al momento Doris funziona monoprocessore. Quindi l'idea qual è alla fine? Di voler anche diciamo di usare una GPU, ma di usare eventualmente anche tutte, quindi anche esplorare soluzioni ibride, quindi multithread più GPU. Ok. Però ovviamente questo richiede una modifica a quanto pare, nel senso se il progetto non è già abilitato all'uso di GPU contemporaneamente, perché non è parallelo, richiede ovviamente una modifica da parte del esatto, richiede una modifica. Sì. No, non ci siamo posti, perché siccome i tempi sono anche abbastanza stringati per questa, e non escludo che comunque le fasi sono anche abbastanza complesse, voler addirittura addentrarsi in soluzioni ibride potrebbe, però io infatti chiedevo, perché una cosa è misura del tempo. Usando una CPU e una GPU, una volta mi sto del tempo quando tu lo metti. Io ho restituito più la prima GPU, piuttosto che la prima GPU. Se la puntiamo questa cosa che è una risposta. Ok. Perché allora, vorrei che poi il miglioramento della data della CPU vada a modificare eventualmente che noi abbiamo sulla GPU. Di pubblicare una risposta. Quindi sulla FAQ verrà nei prossimi giorni verrà, diciamo, meglio definito questo, quale soluzione, diciamo, adottare. Sì. Ultima domanda. Sì, 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 prego. Volevo sapere se esiste già una valutazione delle prestazioni del codice sequenziale a livello dei singoli moduli o operazioni. Cioè, di quella catena, sì. Che cosa gli pesa molto, cosa gli pesa poco? Allora, io, siccome devo ottenere, ci basta più la metà, è chiaro che inizio da quello che mi dico di più. Allora, volevo sapere se c'era già dei dati, delle informazioni inerenti, le prestazioni attuali del codice sequenziale, però dettagliato per un singolo passo della catena.
Sì, sì. Allora diciamo anzitutto questo, che dovrebbe essere. Allora, sì, ripetiamo la domanda, giustamente. La domanda era se allo stato attuale esiste una qualche indicazione di quelli che sono, tra tutti i possibili step, quelli più onerosi e quelli meno onerosi, perché ovviamente uno parte da quelli più onerosi, chiaramente. È incluso in Doris la possibilità di curare i tempi di esecuzione? Allora, Doris riporta più che altro, dà delle indicazioni temporali, diciamo a valle dell'esecuzione di ogni processo, ok? Quindi questo già aiuterebbe. Dovrebbe essere attraverso, diciamo, anche un vostro compito, quello di poter fare del profiling, insomma, che volto a voi stessi ad individuare qual è il collo di bottiglia e quindi da dove iniziare. Come indicazione, io andrei così, cioè, la parte dello studio fa la parte dello studio è proprio anche questa. Certamente, come indicazione, diciamo, generale, sicuramente la parte di coregistrazione è una delle parti più onerose, diciamo così. Quindi questa non è. Ok, qui ci sono altre domande? Allora, online? Sì, un attimo, ecco. Allora, innanzitutto grazie a chi è lì per le domande, molte delle domande che avevo anch'io sono state coperte. Ok. E quindi, nella bando si parla anche di un report finale, mi sentite bene? Sì. A tratti ogni tanto, ma bene, sì. Ah, e si parla anche di un report da dover fornire a valle dello studio. Mm. Potete aggiungere qualche dettaglio su questo report? Allora, diciamo che questo report dovrebbe essere, allora, posto che sicuramente il vostro codice sarà oggetto di poi valutazione, però poter avere una indicazione su quelle che sono state le attività, per esempio proprio a partire dal profiling, per poi arrivare anche a capire quali soluzioni software sono state adottate, perché sono state adottate e quindi quali sono poi una descrizione dei passi che il codice descrive, che il codice effettua, è chiaramente importante, magari anche con una vostra analisi preliminare di quelle che sono le performance che voi stessi avete diciamo riscontrato. Ok, la seconda domanda è questa, ricollegandoci alla domanda precedente del profiling e quindi del benchmark, se un gruppo sta effettuando il proprio profiling e contemporaneamente un altro gruppo sta utilizzando la macchina per fare il proprio processing, il benchmark potrebbe essere alterato. Sì. Quindi come viene gestita questa cosa? No, infatti questa era, per questo ragionavo all'inizio della necessità di gestire l'accesso alle risorse in base alla, soprattutto al numero di gruppi che si formeranno, perché in un caso, se le risorse lo consentono, anche in considerazione del fatto che stiamo andando verso la direzione di ottimizzare Doris per la singola macchina, quindi eseguita su una singola macchina, una delle idee potrebbe benissimo essere quella di dedicare una risorsa full time a ogni singolo partecipante, qualora questo fosse possibile. Se invece questo non fosse possibile, ovviamente comunque il sistema di code gestisce cioè evita sostanzialmente la possibilità di coesistenza di un processo cioè due processi sulla stessa macchina. Quindi se l'utente ha allocato la macchina, quella macchina rimane allocata all'utente per il tempo per cui è, diciamo, permesso farlo. Quindi si definisce che il run non può durare più di X ore e per X ore quella macchina è completamente allocata all'utente che l'ha richiesto. Se invece riuscissimo a fare una locazione statica in cui ogni utente ha la propria macchina, questo ovviamente risolve completamente il problema, perché di fatto è impossibile per tutti gli altri utenti usare la stessa risorsa e quindi, diciamo, in questo modo si evita completamente questo problema.
verifichiamo solo qual è la quantità di gruppi e in base a questo regoliamo una cosa o l'altra. Chiaramente anche questo vi verrà comunicato non appena si chiudono le iscrizioni. Perfetto, grazie. Quindi comunque sarete messi in condizione, diciamo, o in un caso o nell'altro, di poter effettuare senza problemi poi quella valutazione. Io avrei altre due domande, se c'è il tempo. Prego. Non so se ci sono. Sì. Allora, una domanda è sempre sui... Ok, è chiaro come si assegnino gli 80 punti, come si assegnano, vengono assegnati gli 80 punti della performance. Per quanto riguarda i 20 punti della qualità, sì. Se viene cambiato il codice e si ottengono dei risultati diversi, sì. E quindi ok, teniamo il vincolo di non fare filtraggi per non poter non aumentare l'immagine di coerenza. Quindi, se ho capito bene, voi che fate? Prendete l'interferogramma e tramite qualche altro software dall'interferogramma tornate indietro all'immagine di coerenza, se ho capito bene. Dall'interferogramma stimiamo la coerenza. L'immagine di coerenza, ok, perfettamente. Quindi allora rifaccio la domanda. Cambiando parte del codice si ottiene un interferogramma che è meno rumoroso, quindi di conseguenza dovrebbe portare un'immagine di coerenza più pulita. Sì. Rispetto a quella di riferimento, voi avete detto che avete anche un tool per verificare quanto meglio o peggio è l'interferogramma che si è ottenuto rispetto a quello di riferimento. Assumiamo per assurdo che uno riesca a ottenere un interferogramma che è migliore. Certo. In quel caso come si ridistribuiscono i 20 punti? I 20 punti vanno solo a chi ha dato l'interferogramma migliore e tutti gli altri vanno a zero oppure... Cioè, No, allora c'è anche in questo caso una diciamo un'assegnazione di tipo lineare. Vediamo, ritorniamo magari ecco qui. E cioè il discorso è il seguente: sicuramente a coloro che diciamo raggiungono ottengono la miglior mappa di coerenza, perché magari hanno implementato un algoritmo di coregistrazione che non era implementato in Doris e guarda caso quello performa ancora meglio di quanto è già implementato in Doris e quindi si è ottenuto un risultato migliore, quindi a questo vanno i 20 punti, a tutti gli altri in maniera lineare fino ad arrivare a 0 punti, ma anche qui c'è chiaramente una soglia inferiore, e cioè io quello che mi devo aspettare, poi su questi valori numerici, effettivi, sarete posti a conoscenza nel momento in cui vi viene consegnato lo script che vi consentirà di fare le valutazioni delle performance di un caso o dell'altro, ma per esempio voi potreste, diciamo, tutti coloro che per esempio ottengono sul 90% dei pixel, la pongo così in maniera diversa, se su almeno il 10% dei pixel, quindi almeno il 10% dei pixel, ottengo una coerenza peggiore, il 10, il 20%, adesso lo valutiamo, insomma non è quello, quindi non migliore ma peggiore. E tra l'altro per peggiore rispetto ad una certa soglia, cioè non è detto che debba essere esattamente minore, ma minore più un epsilon da definire, che stiamo adesso valutando. Allora in questo caso la qualità è da ritenersi scadente e quindi la mappa di coerenza in sostanza il prodotto avrà 0 punti, ecco, per quanto riguarda questo specifico criterio di valutazione. Quindi diciamo che mediamente il valore di coerenza deve essere migliore rispetto a quello di partenza, dove è diciamo almeno su un x% dei pixel. Ecco. Questo x% potrà essere 90, 80, adesso lo definiremo. Stiamo facendo una serie di test che ci consentiranno poi di dare un numero ben preciso, ecco, e di congelare, diciamo, il criterio. E questo vi verrà comunque comunicato a brevissimo, insomma. Ecco. Non so se ho risposto. Sì, magari,
Sì, sì, più o meno il concetto è chiaro, magari quando ci sarà, ecco, lo script ci sarà la possibilità di fare domande più, ancora più, più precise. Certamente, oltre al fatto che lo script appunto come tale è visionabile, quindi voi avrete la possibilità, insomma, non è un codice blindato, insomma. Che no, non... no, certo, certo. L'ultima domanda, se posso, invece è più dal punto di vista organizzativo che tecnico. Nel bando c'è scritto i team pugliesi e i team che non sono pugliesi. Ecco, cosa definisce questa, diciamo, pugliesità? No, non sento. Un attimo solo, sì. Sì, allora... Se il team rappresenta un centro di ricerca, la sede operativa del centro di ricerca deve essere in Puglia, quindi diciamo se invece è fatto da un gruppo di, che ne so, studenti singoli che si mettono insieme e quant'altro, in questo caso diciamo, devono essere o residenti in Puglia o devono lavorare all'interno di centri di ricerca all'università in Puglia. Insomma, diciamo, per esempio studiano al Politecnico di Bari, all'Università del Salento o al CNR qui in Puglia e quant'altro. Quindi diciamo è un riferimento di questo tipo, o residenti in Puglia, evidentemente. Quindi questi sono i due criteri per poter definire. Ovviamente nel caso di team complessi vale la prevalenza. Allora vi pongo la domanda in altro modo: io che sono pugliese con residenza in Puglia ma che sto in Germania, sono pugliese o no per concorso? Vieni considerato pugliese. Perfetto, grazie. Ma quindi che potrebbe tornare in Puglia e ti vedi, sei così bravo e fai una cosa fantastica, ti rivoliamo qua. Va bene, grazie. Perfetto. C'era un'altra domanda, credo? Una domanda sul parametro della qualità. È chiaro che abbassando la qualità del prodotto finale possono aumentare le performance anche in modo molto molto significativo. In quel caso si perderebbero quei 20 punti, ma si prenderebbero gli 80. Quindi se c'è un parametro per il quale effettivamente se non vengono presi punti alla qualità viene escluso interamente infatti ci dovrebbe essere la qualità del prodotto originale, cioè discende magari sotto la l'ultima la frase originale. Allora, sì, giustamente qui non è fatto bene a fare questa domanda, perché in realtà non è che semplicemente vengono presi 0 punti, ma si viene proprio esclusi. Cioè, quindi qui l'ultima frase, io ho riportato né più né meno che quanto indicato nel bando, che fa fede, attenzione. Quindi nel bando è precisata questa frase in cui si dice che in sostanza se la qualità è significativamente più bassa nell'accezione che abbiamo detto prima, con valori poi che ripeto numerici che saranno meglio precisati a breve, allora il gruppo di riferimento non passa proprio alla selezione, quindi non perde solo i 20 punti, ma non ha la possibilità nemmeno di accedere agli 80 punti. Altrimenti giustamente uno dice, vabbè, i 20 punti rispetto agli 80 non sono, diciamo, sono ben poca cosa alla fine, no? Giusto un elemento, noi abbiamo voluto organizzare questo challenge e fare anche subito questo incontro per organizzarlo in maniera, diciamo, open e condiviso, nel senso che se poi avete dei suggerimenti anche sulle regole, infatti alla fine del bando c'è scritto, ma se avete dei suggerimenti, perché poi voi vi si è accesa la lampadina e vi è venuta l'idea geniale e ce la suggerite, noi la prendiamo in considerazione e modifichiamo il bando. Abbiamo deciso proprio questo, perché a differenza di come fa la pubblica amministrazione che tira fuori un bando, poi quella è la legge, ma anche se è una schifezza comunque non si cambia, noi invece vogliamo, l'idea è, se ci date qualche idea che è buona, perché non prenderla in considerazione? Quindi se avete qualche suggerimento anche su questo, dateceli, che siamo sicuramente interessati a poterli implementare. Bene, allora, non so se... mi sa che siamo alla conclusione. Metterete a disposizione questo video che state registrando? Sì, questo video verrà utilizzato poi praticamente, reso disponibile sulla piattaforma per poterlo consultare, o direttamente su WebEx, o comunque verrà fatta una copia e poi messa sul canale YouTube per poterlo vedere quando volete, quindi diventa questo la base di riferimento anche per le FAQ. Quindi da un lato è una specie di quick start che abbiamo presentato con Davide,
per questo tipo di attività, e comunque poi ci sono tutti i riferimenti e quant'altro. E diciamo, tra domani e dopodomani sul nostro sito troverete il link dove poter andare ad utilizzare questo video come base di riferimento. Ah, perfetto, grazie. Ok. Scusate, io ho una domanda. Certo. Sentite. Sì. Salve, Gianluca Sabella. Io avevo una domanda sull'utilizzo parallelo da più team della risorsa hardware della macchina da utilizzare per fare questi run. In particolare, se la macchina fisicamente è una e più team si collegano, c'è la possibilità quindi che l'utilizzo della GPU in qualche modo venga compromesso perché ci stanno delle esecuzioni in parallelo? No, ovviamente. Premesso che comunque... In un caso e o nell'altro, indipendentemente da come decidiamo di realizzare la cosa, la risorsa sarà allocata o staticamente o per il tempo richiesto solo a un utente alla volta. Ma quindi vuol dire che ci sarà a un certo punto un calendario in cui uno sa che può contare sulla risorsa per... No, nel caso in cui i team sono meno di 8, le risorse saranno staticamente allocate e quindi saranno sempre disponibili. Cioè, ogni gruppo avrà una macchina, sostanzialmente, per tutto il tempo del challenge. Se invece i gruppi fossero molti di più, allora la gestione delle priorità sarà fatta dalla coda in maniera automatica. Quindi si saprà che, fatto 100 il numero di risorse disponibili, saranno disponibili nella frazione 100 diviso il numero dei gruppi. Quindi ogni gruppo avrà accesso a x% delle risorse in sharing dinamico. Quindi quando le usa, alla prossima sottomissione ha una priorità molto più bassa per il semplice fatto di averle usate precedentemente. Chi nella finestra precedente non le ha mai usate avrà una priorità maggiore. Questo fa sì che a regime, in un tempo lungo, sufficientemente lungo come quello del challenge, tutti abbiano più o meno uno share bilanciato, a patto ovviamente di usare in maniera costante le risorse. Chiaramente io preferirei andare nella prima delle due soluzioni, perché questo fa sì che nell'ultimo periodo in cui magari ci sarà la foga di provare a utilizzare gli ultimi giorni, nessuno possa avere problemi. Chiaramente questo sarebbe preferibile da un punto di vista dell'utente, però se abbiamo 20 gruppi non è automaticamente banale mettere a disposizione 20 GPU, una per ogni gruppo. Quindi cercheremo di fare nel modo più, diciamo, migliore possibile in base alle risorse che abbiamo e ai gruppi che arrivano. Diciamo. Ma il numero dei gruppi sarà reso pubblico oppure no? Beh, penso di sì, il numero degli iscritti, il numero dei gruppi iscritti sarà reso pubblico. Sì. Sì, sì. Ma lui volevo fare un altro matching. No, anzi diciamo, si cercherà di favorire proprio la costruzione dei gruppi, quindi qualora ci siano, diciamo, partecipanti singoli che vogliono aggregarsi in gruppi, questo sarà ovviamente favorito. Ok. Ma l'iscrizione? Sì, un attimo, c'è una domanda dalla sala. Un utente potrà lanciare il proprio batch e poi viene eseguito con la macchina libera, quindi non c'è proprio la necessità di avere un'interazione a parte, a meno che uno non voglia vedere il risultato, però lo lancia poi quando è anche di notte lo lanciare. Ripeto la domanda, che in realtà, diciamo, è abbastanza un'affermazione. Gli utenti entrano, diciamo, nel caso in cui si andasse per una locazione dinamica in base alle richieste degli utenti su un'unica coda batch, quello che succederà è che tutti gli utenti potranno sottomettere in qualsiasi momento e sarà il sistema a decidere autonomamente quando la risorsa è libera e quindi allocargliela in maniera, diciamo, dinamica. Quindi l'utente non è che deve stare attaccato alla risorsa per vedere quando il suo job gira, semplicemente lo manda in coda e poi il sistema si gestisce da solo. L'unico caso in cui uno deve rimanere interattivo è casomai voglia vedere il risultato in tempo reale, ma quello è un altro discorso. Diciamo. Prego, c'era una domanda, credo, ancora da remoto. No, ha risposto, ha già risposto, grazie. Ok, perfetto. Sì. Va bene, allora io direi che a questo punto possiamo fondamentalmente chiudere questa giornata. Credo che sia stata abbastanza ricca e intensa.
Ad occhio mi sembra che potenzialmente ci sono 5-6 gruppi almeno, team, che potenzialmente si stanno organizzando. La cosa che vi invito a fare è di iscrivervi e di contattarci subito, perché chiaramente questo ci consente anche di poter valutare da subito anche le richieste e la quantità di risorse e come allocarle. Tra l'altro, se incominciate prima troverete sicuramente le macchine libere e più disponibili noi anche a darvi supporto via via che andremo avanti. Mi auguro che sarà sempre più affollata e quindi poi a questo punto vi potremo dare anche meno supporto. A questo punto vi ringrazio della partecipazione, se avete esigenze i riferimenti ce l'avete, in ogni caso scrivete alla mail quella gpu4eo@chiocciolapranti.it e in questa maniera qualcuno vi risponde sicuramente. E a breve apriremo per gli iscritti al challenge l'accesso al forum, come ci diceva prima il collega del Giacinto, in maniera tale che poi siamo anche tutti quanti collegati e poter condividere anche quello che insomma emerge in corso del progetto. Quindi grazie a tutti e sentiamoci a breve. Ok, grazie.